L'orto da mangiare, bene. Praticamente parassaco, l'ho raccolto. Adesso faccio una cosa. Le radici vanno da una parte. E queste sono le foglie per mangiare. Vabbè, da una cosa sommaria. Anzi, questa la faccio secca, secca, secca. Ecco qui. Vabbè, dopo lo finisco a capare a casa mia. Allora, la radice la metto qui. Questo lo tolgo, così è più pulito. Quindi, tolgo questo e questo. Ecco qui. Quindi, queste le foglie sono buone. Allora, prendiamo un'altra. Questa è più poderosa, sta radice. Quindi facciamo una cosa, prima le radici. Questa è una radice. Vabbè, questo lo rimetto qua. Un'altra radice così, questa poi dopo la metto qua. Allora, quest'altra è un'altra radice e la metto qua. Questa è un'altra radice. Quando si cala. Altra radice, sono piccolo però. Anzi, lo posso andare proprio fresca. Ecco qui, questo è più di una radice. Allora questo come al solito, poi a casa pulisco bene, faccio così. E c'è questo torce. Quindi quando torno a casa, queste sono buone per mangiare, cioè verdure, bollette, minestrone. Ecco qui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vabbè, le metto qui. Poi quest'altra adorla lì. Ah, a proposito c'è un'altra bella radice. Che poi la sto a lasciare. Ecco qui. Vabbè, questa la do alle galline perché questa è tutta cicoria che ho raccolta al mio terreno. Questo è il coltello per non perderlo lo metto qui. Ecco qui, adesso vi faccio vedere. Ecco qui. Stasera si mangia, ecco le foglie, vedete? Queste sono le radici. Adesso, queste per adesso non si lavano, si mettono a essiccare. Si possono usare anche fresche, però si lavano. Bisogna considerare che il mio terreno da dove provengono queste radici è esente da insetticidi e pesticidi. Qua mi trovo in mezzo ai lamponi. Senti gli uccelli? Vabbè, buonasera a tutti. Tiene un po' di vento e qui ammiriamo il panorama a Cucenza. Il sole è tramontato. Si sente il rumore qua di qualche trattore che sta a lavorare. Il traffico scorre qui sulla variante. Buonasera a tutti. Ah, e la mele cresce, no?